Il lungomare non più pedonale, a pochi mesi dalla fine del mandato, può essere visto come una cartina al tornasole di un'esperienza ormai finita, e non soltanto dal punto di vista temporale. Era stato il cavallo di battaglia della Giunta De Magistris ed ora, dopo la chiusura della Galleria Vittoria e il relativo sequestro da parte della Procura, che ne rallenta i tempi per la riapertura, rischia di diventare nuova materia di discussione per i tanti critici dell'amministrazione arancione. Le auto a pochi passi dai tavolini fronte mare per il sindaco, però, non sono l'unica preoccupazione, visto che al netto dell'emergenza Covid c'è sempre il bilancio di previsione 2020, la cui approvazione diventa sempre più complicata, considerato che ormai il sindaco ha perso la maggioranza che lo ha sostenuto nel secondo mandato. Questa mattina il Consiglio Comunale, riunitosi proprio per votare l'importante documento finanziario, è stato sciolto per mancanza del numero legale. All'appello di verifica hanno risposto soltanto 18 consiglieri e quindi il presidente dell'Assemblea, Sandro Fucito, ha dovuto decretare lo scioglimento della seduta che si stava svolgendo in videoconferenza. L'Aula ci riproverà domani, ma i problemi di numeri si riproporranno anche in quell'occasione. Passi il dissenso e la volontà di non votare il documento del Partito Democratico, Italia Viva e degli altri partiti d'opposizione, ma il dato reale è che la maggioranza arancione non riesce a garantire il numero necessario a dar vita alla discussione sul bilancio. Pertanto la seduta è sciolta. Abbiamo convocato già il Consiglio per domani alla stessa ora, nella medesima modalità.